Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo speciale di Halloween targato Paolo Lo-Fi ASMR. Facciamo una scommessa. Arrivati alla fine di questo video, tu che mi stai guardando avrai i brividi, ma non ti posso assicurare che siano brividi di terrore o di relax. Quel che invece ti posso assicurare è che dopo la storia che ti racconterò oggi, forse la prossima volta prenoterai un Airbnb, potresti pensarci su qualche volta in più. Cominciamo subito questa storia. Si intitola Sei mai stata in uno chalet? Sono posti molto belli, ma a volte è proprio nei posti più belli che si incontrano le cose più belle. In una tranquilla cittadina di montagna, una giovane coppia di innamorati, Luca e Sara, decise di trascorrere una vacanza romantica, lontani dal caos della città. Avevano prenotato un accogliente chalet su Airbnb, situato in un remoto villaggio circondato da boschi. Arrivati al loro chalet, Luca e Sara rimasero colpiti dalla bellezza del luogo. Tuttavia c'era qualcosa di strano riguardo all'host. Per chi non lo sapesse, l'host è colui che ospita, quello che vi dà le chiavi del B&B. Non avevano mai incontrato di persona il proprietario, ma le comunicazioni via messaggio erano state cordiali, anche se vagamente distanti. Avevano ricevuto solo istruzioni su come recuperare la chiave dalla cassetta di sicurezza. La prima notte, mentre erano a cena nella cucina dello chalet, Luca e Sara sentirono una flebile voce, quasi un sussurro, provenire da una stanza vicina. Si alzarono e si avventurarono nel corridoio buio. La voce sembrava provenire da una porta chiusa a chiave. Con il cuore in gola, cercarono di ascoltare meglio, ma il sussurro si interruppe
Improvvisamente, le notti trascorrevano lentamente nello chalet e Sara si ritrovarono sempre più presi da strane visioni e presenze inquietanti. Era la terza notte e una pesante pioggia scivolava giù dalle finestre dello chalet, creando un ritmico tambureggiare che sembrava amplificare la tensione nell'aria. Mentre erano sdraiati nel letto matrimoniale, Luca e Sara erano completamente svegli, incapaci di trovare conforto nella solitudine del buio. Sara rabbrividì quando vide un'ombra allungarsi lungo la parete. Era una sagoma oscura, indistinta, che sembrava danzare nella luce delle candele che avevano acceso per scacciare l'oscurità. Luca stringeva il lenzuolo con le nocche bianche, osservando con orrore l'ombra che si contorceva e si deformava come se avesse vita propria. Ogni notte si svegliavano sudati, incapaci di distinguere tra realtà e incubo. Ma la visione più inquietante si verificò durante una notte di tempesta. Luca fu il primo a svegliarsi. Una sensazione di oppressione guardando verso il soffitto, vide una figura femminile vestita di bianco, in piedi, ai piedi del letto. I suoi capelli erano lunghi e inzuppati d'acqua e il suo viso era pallido come la luna. Sembrava lamentarsi in silenzio. Le labbra si muovevano senza emettere suono e i suoi occhi erano vuoti, privi di vita. Urlando, Luca si svegliò di soprassalto, svegliando anche Sara. Ma quando guardarono alla fine del letto, non c'era traccia di umidità o presenza fisica. Era come se fosse stata un'allucinazione collettiva. Ma la loro paura era reale. La mattina seguente, Luca e Sara decisero di cercare aiuto. Contattarono un medium locale che aveva fama di comunicare con gli spiriti. L'anziana signora arrivò nel pomeriggio, portando con sé una serie di oggetti e candele profumate.
iniziarono una seduta Ma mentre la stanza si riempiva di incenso e la luce delle candele danzava, qualcosa di sinistro accadde. Un vento gelido attraversò la stanza, spegnendo tutte le candele. L'unico lume rimasto illuminò l'anziana medium. Il suo volto pallido e occhi sbarrati. Sussurrò qualcosa di incomprensibile e improvvisamente svenne. Tutto intorno a loro, nell'oscurità della stanza, tutto aveva assunto le forme di ombre che prendevano vita. Si contorcevano e danzavano in un macabro balletto. Luca e Sara, terrorizzati, cercarono di svegliare la medium, ma sembrava in uno stato di trance. La stanza era piena di voci, sussurrate e risate sinistre, ma nessuna parola era chiara. Furono costretti ad attendere, impotenti, finché l'anziana donna si riprese. Quando finalmente aprì gli occhi, disse una sola frase. Questa casa è maledetta. L'atmosfera nello chalet si fece ancora più oppressiva dopo quella seduta spiritica. Luca e Sara si resero conto che erano intrappolati in un incubo che non aveva intenzione di lasciarli andare. E mentre la pioggia continuava a cadere fuori, loro erano prigionieri nella casa, con nessuna via di fuga dalla loro angoscia crescente. Decisero di cercare informazioni sullo chalet e sul proprietario. Online scoprirono che l'host aveva cancellato tutte le recensioni degli ospiti precedenti e che non c'erano foto del volto o dei dettagli personali. La loro preoccupazione crebbe quando scoprirono che il villaggio in cui si trovavano era noto per storie di antichi rituali e presenze. La tensione nello chalet raggiunse il suo culmine e Luca e Sara sapevano che dovevano prendere una decisione drastica. Decisero di abbandonare lo chalet e il villaggio in cui si trovarono, indipendentemente da quanto
avessero già pagato per l'affitto. Continuava a cadere implacabile. Caricarono il loro bagaglio in fretta nella macchina e si allontanarono dalla casa infestata. Le visioni e le presenze sembravano seguirli fino al momento in cui lasciarono il villaggio. Con il passare dei giorni, mentre si allontanavano, sempre di più dal villaggio maledetto, le visioni e le sensazioni angoscianti cominciarono a svanire. Luca e Sara iniziarono a recuperare la loro tranquillità e il loro equilibrio mentale. Anni dopo, Luca e Sara pensarono ancora a quella terribile esperienza. Non avevano mai scoperto la verità dietro alle strane presenze nello chalet. Ma ormai avevano imparato a convivere.